Un saluto a tutti cari amici di YouTube. Adesso volevo parlare di uno dei tanti misteri di epoca contemporanea. Correva l'anno 9 settembre 1863 e in una spiaggia della Nuova Scozia era stato trovato un uomo moribondo, piuttosto un giovane adulto, ben vestito e con le gambe amputate, all'altezza sopra delle ginocchia, e le gambe erano state tagliate con una precisione chirurgica e fasciate ed erano quasi in via di guarigione. In quel tempo stavano pescando alcuni uomini del posto, e quando il bambino trovò quest'uomo moribondo che farfugliava alcune parole, bisbigliava alcune parole di cui non si riuscivano a capire, andò subito a correre dai suoi genitori e raccontò tutto il fatto. Entrambi arrivarono vicino a questa grotta, questa caverna, Sandy Cove, e lo portarono a casa loro. E il villaggio si chiamava Digby Neck. Il bambino che lo trovò si chiamava George Colin Albright. Molte persone erano incuriosite da trovare quest'uomo e fargli alcune domande, ma lui non rispose in nessuna delle domande che faceva. Non rispose in nessuna lingua tra le lingue parlate, ovvero l'inglese, il francese, l'italiano, lo spagnolo e anche il latino. Al massimo sapeva, ha avuto in modo di bisbigliare un nome, forse Jerome, ma non era convinto. Non si sa se era proprio questo nome e non si sa neanche che cosa volesse dire, e quindi venne soprannominato in quel modo. Si dice che appena arrivavano gli adulti era molto arrabbiato e ringhiava come un cane e faceva anche degli strani versi, ma quando veniva lasciato coi bambini iniziava a sorridere e a giocare con loro e non fare altro perché era completamente innocente. Ovviamente era vestito con una camicia di lino, un gilet di cuoio e dei pantaloni eleganti. Alcuni dicevano che si trattava di un marinaio che era stato punito tagliandogli le gambe e abbandonato su una spiaggia. Altri dicevano invece che si trattava di un ereditiere che per prendersi la sua eredità lo hanno dovuto amputare le gambe e abbandonarlo su quella costa. Poi venne dato in una comunità di monaci, una comunità battista, e venne poi aiutato da un fuorilegge di nome Jean Nicolas, ma lui non era molto confidenziale con quest'uomo che lo stava curando, e nemmeno con la moglie di costui. Neanche con la figliastra. Subito dopo
Dopo 7 anni morì il 15 aprile 1912, ma nessuno era a conoscenza di chi fosse costui. Alcuni dicevano che si trattava di un italiano perché aveva bisbigliato anche tra i denti la parola Trieste, forse veniva da lì. È stato scritto anche un libro che lo descriveva nel 1994. Ma rimane uno dei casi più misteriosi della storia. Ci sono anche delle teorie fantascientifiche di cui proveniva da un universo parallelo o anche da un'altra epoca. Ma nessuno sa dire chi fosse quest'uomo che si faceva chiamare in questo modo. Purtroppo per lui è stato trattato anche come un fenomeno da baraccone, siccome molti erano incuriositi per sapere la sua storia. Bene amici, prendete tutto quello che vi ho appena detto a parer di teoria o favola moderna. Fatemi sapere anche voi nei commenti di cosa potrebbe essere questo mistero. Bene amici, questo è tutto, un abbraccio immenso dal Gran Mitico.